Coach, partiamo dalla partita. Cosa è mancato per vincere in questo lunch match? Eravate reduci anche da una trasferta bella lunga. Canestro, perché abbiamo costruito buonissimi tiri, abbiamo vinto 17 punti da valutazione, però quando poi tiri tanti tiri aperti, buoni, costruiti e li metti sul ferro e loro invece li mettono dentro e tu perdi. Può essere banale, ma è così, perché credo che non vinci 97-82 di valutazione giocando peggio. Hai giocato meglio, sei stato bravo, hai avuto una grande qualità di gioco. Chiaro che abbiamo buttato sul ferro troppi tiri e abbiamo lasciato lì qualche cosa di troppo, anche nel finale, anche soprattutto durante il terzo quarto, dove comunque hai gestito e è un pochino sbagliato. Coach, da quando sei qui in Irpini è la prima volta che ti vediamo particolarmente arrabbiato. Ho utilizzato delle parole importanti, forti, rivolte un po' in generale a tutto l'ambiente, non solo al pubblico, di non criticare, perché la parola d'ordine siamo umani. No, io sono, credo che si veda, io sono attaccatissimo ad Avellino. Per me è un pubblico buonissimo e bellissimo. Dico solo che quando c'è una partita del genere, è vero, noi prendiamo tanti soldi, non facciamo beneficenza, noi siamo professionisti, però è anche vero che veramente questo è un gruppo che non si risparmia di un millimetro. Ed è un gruppo che non si risparmia di niente, di tutti i giocatori, e di tutto uno staff e di tutta una dirigenza. Quando giochiamo una partita in casa contro Venezia, se siamo meno 6, secondo me la grande energia ci dovrebbe aiutare in una roba molto costruttiva. Dire gioca male uno, gioca male l'altro, cambia quello, cambia quell'altro, non ci porta a nulla, ci porta così. Poi dopo è chiaro che finiscono le partite, voi fate le trasmissioni, chi va bene, chi va male, pollice su, pollice giù, quello è il vostro lavoro. E credo che sia normale e giusto, però credo che noi siamo primi in Europa a pari punti, adesso siamo secondi, stiamo giocando contro la terza, siamo in casa nostra, veniamo da una finale di Supercoppa, a un campionato pazzesco e secondo me ogni tanto credo che il supporto sia più costruttivo che la critica. Non tanto una critica, ripeto, a bocce ferme. Critica a bocce ferme ci sta, ognuno fa il proprio lavoro, ci mancherebbe altro. Io dico, quando siamo lì siamo tutti insieme, però quando andiamo bene, anche quando, perché la squadra, ripeto, ha fatto delle ottime costruzioni di gioco e è mancato un po' nelle conclusioni. Questo può capitare, c'è la volta che fai 4 su 4 da 3 punti, come hanno fatto loro con Ejim, che ne ha tirati 10 in tutto l'anno e 3 li ha messi qua. E c'è la volta che la palla va sul ferro, perché questo è il basket. Però credo che sia veramente importante, se vogliamo diventare grandi, noi continuare ad avere un grande atteggiamento, una grande propositività. Però anche tutto l'ambiente è giusto che se ne renda conto che noi siamo Avellino, facciamo di tutto per portare alto il nome e siamo tutti insieme veramente. Cioè sono molto affezionato a tutto il pubblico, uno per uno, sotto tutto l'aspetto. Ecco, oggi non c'era proprio un clima da guerra, al di là di questa fratellanza tra le tifoserie, però ecco, una partita in cui tutte e due le squadre erano un po' stanche, credo che si sia visto nei primi 20 minuti, facciamo dei viaggi molto lunghi. Ecco, così io penso che bisogna essere un pochino più compatti tutti quanti, questo al di là, vorrei che dopo nascesse. Né che io gioco col pubblico e né che non accetto le critiche, tutt'altro, sono qui da un anno e mezzo, penso che non abbia mai replicato una volta. Però credo anche che quando siamo punto a punto il pala del Mauro deve essere un fortino dove cadono giù le pareti. Io la sensazione che ho provato nei playoff contro Pistoia e contro Reggio Emilia, mi piacerebbe se ripetesse tutte le partite, lo sto dicendo da tanto tempo, e credo che questi ragazzi lo meritino. Io quando sono arrivato qua non ho chiesto fiducia incondizionata, ho detto che noi dobbiamo meritarci l'appoggio della gente e credo che sia importante stare tutti insieme, ecco, e credo che questa squadra se lo meriti.